Oggi siamo qui e una delle dei giornaliste si è effettivamente persa nel labirinto. Gabriella Giliberti ha una domanda per Donato Carrisi. Ciao scrittore, come sai oggi non potevo essere lì, però c'è un pensiero che mi ronza in testa e che dovevo assolutamente condividere con te. Tu sei un po' come noi, il suggeritore, sei sempre un passo davanti a noi, questo è abbastanza inevitabile. E all'interno del suggeritore c'è Mila che dice, no, la sua frase iconica, che dal buio che viene deriva e dal buio che ogni tanto deve ritornare. Questa frase, come sai, a me ronza spesso in testa. Frase tatuata pure. E dopo l'uomo del labirinto, con tutti i coinvolgimenti, le avventure di Mila, a un certo punto sono arrivata a pensare, ma tutto questo è vero? È vero? È la realtà? Oppure ci troviamo all'interno della testa di Mila? Mila che non è mai riuscita veramente a scappare dal suo aguzzino. Mila che è ancora lì, in quel posto, al buio, nascosta, impaurita, e che proprio attraverso il buio, proprio attraverso la sua fantasia, scappa dalla realtà, dalla terribile realtà. E nonostante questo, la sua fantasia comunque la porta a generare dei mostri terribili, incredibili, che alla fine hanno sempre a che fare con la propria realtà. In fondo, qual è il mezzo migliore della fantasia per scappare dal male? Magari questo è tutta una mia fantasia, o magari no, o magari un'altra volta hai deciso di fregarci. Non so, ti lascio così e magari mi dai anche una bella risposta, oppure mi farai ancora di più pensare, ancora di più incastrare in tutte quelle che sono le mie turbe, poi le turbe un po' di tutti noi, soprattutto le tue turbe. Ciao. Cara Gabriella, solo i miei lettori più fedeli potevano notare questo fil rouge nel destino di Mila. Ma Mila è realmente presente nel labirinto? E se presente nel labirinto, è riuscita davvero a scappare? E tu, e tutti gli altri miei lettori che mi seguite da tempo, possedete davvero la mappa per uscire dal labirinto? E in quel labirinto il mostro chi è? Sono io o siete voi? Ciao. Ho notato i capelli rossi, un'altra costante delle mie storie. Bambine dai capelli rossi. Come al solito, guardati le spalle. Un bacio.